detta di finanza porta, ma non lo vedo dalla settimana. Poi mi sono fatto il tampone e non lo buongiorno. In tempi brevissimi da un'equipe tra interni e esterni, c'è anche da un'equipe che veramente ha creduto in un'opera cosiddetta rianimazione Covid. Questa è una rianimazione dal punto di vista tecnico, questo penso diciamo un grande valore. Tra l'altro abbiamo già incominciato anche ad accreditare questa rianimazione, per cui è un'opera secondo le norme vigenti fatta in emergenza. Una maggiore diffusione e sicuramente anche diciamo andiamo verso il clima solo per la zona gialla, ma purtroppo stiamo vedendo i numeri crescenti, ma purtroppo lo dobbiamo dire, si riempirà. In questo senso la inauguriamo oggi just in time, si direbbe, giusto nel tempo, che appunto avrà una risposta ospedaliera più qualificato personale grazie alla tecnologia, ma sicuramente diciamo un'altra data di sofferenza. L'ospedaliere Covid della nostra regione. Questa sera siamo qui al presidio ospedaliero di Chieti, ringrazio il direttore generale, saluto per l'intenzione di questo aumento di posti letto di terapia intensiva. Un investimento di 3.180.000 euro che abbiamo rispettato, così come ha poc'anzi detto il direttore, in poco tempo, per altri piedi, ma così come l'ha fatto nel passato, riuscirà a portare avanti quella completa. Il Covid che si dice ha trovato il mondo impreparato, però quello che stiamo vivendo oggi dimostra una cosa, che noi stiamo dando ragione a questa scelta di prevenzione. Quindi aver realizzato questo reparto Covid e averlo realizzato, mi diceva il direttore che da buon tedesco è esperto di buona sanità a certi livelli, il plauso alla prevenzione che in ogni modo è necessaria e che sarà ancora necessario, io temo, per diverso tempo, un plauso alla qualità della realizzazione. E poi, come potete immaginare, una preghiera, un augurio migliore che ci facciamo tutti, che non serve a tutti. Purtroppo sappiamo che in questo momento serve invece che come, ma la testimonianza in questi evoluzioni realizzati potrà servire anche dopo il Covid. Anche al sindaco. Vito che non zuma il suo. Avvio, okay. Ma è ricambiato. Però è indice di sabato a Chieti. Oggi stesso abbiamo fatto un sopralluogo per aumentare le sedi per lo screening e le linee ad una percentuale statistica elevata, superare il 30% della popolazione cittadina per avere una buona standard nella sicurezza, però finora anche l'accordo con altre autorità sto cercando di non chiudere quel errore che potrebbe. Assessore Verì, 11 posti letto per la rianimazione dell'ospedale civile di Chieti, in questo momento è una notizia davvero importante perché è in atto quella che molti chiamano la terza ondata. Sì, continua la riorganizzazione dei posti letto di terapia intensiva nella nostra regione. Oggi pomeriggio siamo al presidio di Chieti dove sono stati investiti più di 3.180.000 euro per poter attivare 18 posti di terapia intensiva. Oggi ne auguriamo 11 e a fine mese saranno aperti gli altri 7. Una risposta importante che si contestualizza in un momento in cui c'è una curva pandemica in aumento,
quindi aumento di ricoveri, e quindi quello che sembrava un investimento quasi inutile qualche mese fa, oggi invece ci si rende conto come è importante e grande, e grazie all'impegno del Presidente Marsilio, del Direttore, che riusciamo in brevissimo tempo a mettere in atto e a completare delle opere importanti che resteranno perennemente nelle nostre strutture. La rete Covid, Assessore, guarda anche al territorio, poi voi vi trasferite a Ortona, ma insomma non finisce qui. Sì, sì, come aveva già programmato il Presidente Marsilio, stiamo andando ad inaugurare tutti i posti in cui, in questi presidi in cui abbiamo investito risorse, in cui abbiamo investito le professionalità per dare delle risposte sia negli ospedali, nei presidi ospedalieri hub, ma anche in quelli SPOC.